col nostro studio sulle infrastrutture abbiamo voluto solamente dimostrare che l'impatto infrastrutturale per raggiungere questi obiettivi è importante dal punto di vista del capitale investito, è importante dal punto di vista del moltiplicatore economico che ne deriva, è importante dal punto di vista del miglioramento del PIL e dell'occupazione. Sono tutte cose che possono avvenire attraverso i piani già predisposti dalle società energetiche che fanno parte della filiera energetica nazionale, produzione e distribuzione, sia quelle tradizionali che quelle di rinnovabili, e che permetteranno in sintesi di raggiungere gli obiettivi al 2030 che ci siamo dati col piano energia clima, con incremento del PIL e incremento dell'occupazione. Il messaggio conclusivo dovrebbe essere: nella trasformazione energetica prima mettiamo a regime i nuovi sistemi di fornitura di produzione dell'energia e poi abbandoniamo i vecchi. Non rischiamo di fare il contrario, perché altrimenti finirà come coi rifiuti, che non realizzando impianti per il trattamento dei rifiuti ci troviamo coi rifiuti in mezzo alle strade.